Amici di Cremona 1, si rinnova il nostro appuntamento speciale in compagnia del Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni, per la nostra ormai tradizionale intervista natalizia. Grazie, Signore, per ospitarci a Palazzo Vescovile. Vogliamo innanzitutto chiedere che anno si conclude e che anno sarà il 2020 per Cremona e la sua diocesi. Sinceramente non faccio bilanci temporali, perché il fiume della vita è talmente intenso, ricco, quotidiano, quindi siamo dentro un tempo. Non credo che ci siano grosse differenze tra il 2019 e il 2020, come se uno fosse un anno disgraziato e l'anno e l'altro quello delle soluzioni. Siamo dentro un tempo complesso, ma anche fecondo di futuro. Il Papa dice che siamo in un'epoca di cambiamento, un cambiamento epocale, del quale non decifriamo tutte le caratteristiche. Se ne accorge anche Cremona, se ne accorge anche il nostro territorio, talvolta più per segni negativi, con il segno meno davanti, quando c'è un calo demografico piuttosto che la costrizione a ridurre servizi o a ripensare l'organizzazione del territorio. Da Vescovo, con la comunità cristiana, noi lavoriamo di più su ciò che è invisibile, quindi sulla speranza, sulle ragioni di futuro, sulle relazioni. Questo credo che ci dia per un compito delicato e quotidiano anche per il 2020, certamente, nel quale le unità pastorali verranno implementate. In particolare ho iniziato appena la visita pastorale in diocesi e quindi un rapporto molto più stretto con le comunità per condividere queste sfide. Ecco, nel 2020 che sta per iniziare, appunto, diciamo, ci sarà l'inaugurazione del nuovo museo diocesano. Vogliamo ricordare brevemente cosa sarà e soprattutto a che punto siamo, come sta andando? Siamo nella fase finale, che è ricca di aspetti da mettere a punto, quindi l'allestimento interno allo splendido contenitore che con l'iniziativa e la cura della Fondazione Hervé di Buschini viene restituito alla comunità diocesana e alla città come uno spazio di eccellenza. Saranno appunto gli seminterrati del Palazzo Vescovile che in qualche modo allargheranno la piazza. Ora dobbiamo appunto portare a compimento tutto il percorso espositivo, rispetto al quale sarà importante coglierne anche le modularità, diciamo, sia rispetto alle opere del territorio, che potranno stare dei periodi museo, altri periodi in altre collocazioni, sia rispetto all'itinerario di contenuti e di fede che si sperimenterà visitando il museo. Quindi ci auguriamo che sia un luogo di formazione, anche con le esposizioni temporanee che verranno realizzate di volta in volta. Certo, noi come appunto tutta Cremona non vediamo l'ora di scoprirlo. È stato questo 2019 un anno caratterizzato anche recentemente da perdite importanti. Penso ad esempio a Don Angelo Scaglioni, Don Stefano Moruzzi, poco dopo il Natale dello scorso anno. Questi sono soltanto degli esempi, ma che eredità lasciano figure come queste? Ci sono sacerdoti molto conosciuti, soprattutto certo, in città, altre figure significative anche nel resto della diocesi. Beh, abbiamo una parabola generazionale nel clero, come anche nelle famiglie, che presenta il conto. Grandi generazioni terminano il loro viaggio terreno, qualcuno certo verrebbe da dire un po' prematuramente, a volte per malattie che non ci saremmo augurati certo intorno ai 60-70 anni. Lasciano un esempio, lasciano una traccia che ovviamente va interpretata in maniera libera, creativa dalle nuove generazioni, che numericamente non sono paragonabili. Io in quasi 4 anni ho celebrato 30 funerali di sacerdoti e solo 3 ordinazioni di nuovi preti, ma che hanno comunque lo stesso spirito santo e lo spirito anche umano, direi, per affrontare un tempo più difficile di quello che per certi versi hanno affrontato quelli che ci hanno preceduto. Potrei dire che essere parroco, essere vicario in oratorio 30 anni fa dava molte più soddisfazioni, almeno immediate, di quelle che si possono ricevere oggi. Ma chi va all'essenziale scopre che nel cuore delle persone c'è un'attesa di Dio e un'attesa anche di prossimità grande, per cui non saremo mai disoccupati. Quest'anno c'è stata una decisione particolare che ha avuto molta eco anche sui media nazionali, la decisione di rendere pubblico il bilancio della diocesi.
Come mai questa scelta? Abbiamo imitato buone prassi anche di altre diocesi, ad esempio la vicina diocesi di Padova aveva fatto una scelta del genere. L'invito alla trasparenza viene non solo dal Papa, ma dai tempi che viviamo, che richiedono di sfatare alcuni luoghi comuni sui soldi della Chiesa, sui soldi del Vaticano, sugli affari delle diocesi, quasi dimenticando che la comunità ecclesiale è di tutti ed è per tutti. Quindi tutti hanno diritto e direi anche dovere di conoscere ciò che accade. Credo che la stessa esigenza si senta e venga soddisfatta anche nelle parrocchie e credo che questo consenta anche ai fedeli, alle comunità, di sapere dove vanno a finire le loro offerte, come si fa fronte alle tante esigenze, non solo materiali, ma poi di carità soprattutto, nei confronti dei più poveri. E la diocesi di Cremona ha una bella tradizione e può vantare dei numeri, non solo quantitativamente di tutto rispetto, ma significativi per le scelte che sono state compiute, ben prima che arrivassi io. Certo. Parliamo dell'impegno missionario. A ottobre è stato presentato il progetto Bahia, l'impegno della Chiesa Cremonese in Brasile. Che significato ha questo progetto? La Chiesa Cremonese è sempre stata una Chiesa generosa dal punto di vista delle missioni. Tanti sacerdoti in passato partivano per le destinazioni più disparate. Solo che adesso, con la diminuzione del clero, si rischia di non poter più consentire a ognuno di realizzare qualsiasi progetto. Occorre concentrare le forze su un progetto che veda tutta la comunità diocesana coinvolta. Dopo alcuni viaggi che io ho fatto per conoscere le esperienze dei nostri missionari, ci abbiamo riflettuto e abbiamo individuato appunto la parrocchia di Cristo Risuscitato in Nuovo Salagados, quindi una favela nella periferia della grande città di Salvador, Bahia, Brasile, come la realtà in cui già Don Emilio Bellani, ora Don Davide Ferretti, si sono ben inseriti e può essere un laboratorio di esperienza pastorale, spirituale, formativa anche per tante famiglie, laici, giovani. So che decine e decine di giovani e di laici si stanno rendendo disponibili a vivere un periodo non di turismo, ma di fraternità, di solidarietà, di impegno, dal quale ci aspettiamo il beneficio di risvegliare questa missionarietà anche qui, perché anche questa è terra di missione. Ovviamente. Vogliamo fare queste domande un po' atipiche. Noi sappiamo che Papa Francesco, fin dall'inizio, insomma, è sbarcato sui social network, su Twitter in particolare, quindi noi ci siamo segnati dei tweet, delle frasi molto brevi che lui pubblica appunto sui suoi profili. Proviamo a commentarle insieme. Sono tre. Partiamo con la prima. Devo superare non c'è un punteggio. Non c'è un punteggio. Il vero culto a Dio passa sempre attraverso l'amore del prossimo. Questo è fondamentale. La novità cristiana è proprio questa. Rispetto alle religioni, rispetto anche al modo in cui il popolo di Israele, i nostri fratelli maggiori, come ci attesta l'Antico Testamento, vivevano il rapporto con Dio, Dio non ha bisogno delle nostre preghiere. Gesù viene invece a rivelare che il culto autentico è la vita, tutta intera. Quindi non si può relegare in uno spazio sacro, in un tempo sacro, il rapporto con Dio, quasi facendo di Dio poi un feticcio, uno strumento per la nostra gratificazione. No, Dio ci scuote, ci mette in discussione col suo spirito, col suo Vangelo e con la sua presenza nei fratelli. Per cui i rapporti, la prossimità, non sono un rendere orizzontale o sociologica l'esperienza della fede, ma è prolungare quell'incarnazione di cui appunto il Natale è la festa. Se il Verbo di Dio si è incarnato, tutta la carne umana è presenza di Dio. E quindi il culto è verificato dalla qualità dei nostri rapporti. E quindi come incrociamo questa frase con la prossima che leggo? La preghiera è la porta della fede, la preghiera è la medicina del cuore. Certo, il cuore si ammala di egoismo, di diffidenza, di paura, perché è solo. Se invece incontra Dio, trova pace nella figliolanza di Dio, sente che Dio lo riempie, lo consola, il cuore ridiventa sano e dunque capace di fiducia nella vita, di fiducia nel futuro, di forza per affrontare le difficoltà,
di accoglienza nei confronti degli altri. È il duplice comandamento. Solo chi ama Dio con tutto il suo cuore ha un cuore guarito, capace di amare il prossimo. Altrimenti sarà sempre legato alla schiavitù dei propri limiti. Invece li può superare, ovviamente anche amando il prossimo come se stesso, quindi non a prezzo, direi, di una stima di sé, ma trova la sana stima di sé. Concludiamo con l'ultimo tweet di Papa Francesco che vogliamo commentare insieme. Dio è misericordioso verso chi si riconosce misero. Sì, anche Sant'Agostino già secoli fa parlava dell'incontro tra la misera e la misericordia. Gesù che incontra la peccatrice e quella misera incontra finalmente ciò di cui aveva più bisogno e questo le cambia la vita. Il presuntuoso, chi pensa di avere le carte in regola, non ha bisogno di Dio, non ha bisogno di misericordia, quindi non ne fa esperienza e non permette agli altri di farne esperienza, perché assolutizza la sua presunta giustizia. È la circolarità sana dell'amore di Dio messo nelle vene dell'umanità ferita, povera, bizzarra, che è quella di tutti i tempi. L'augurio di Natale per i cremonesi. Chiudiamo così. L'augurio di Natale potrebbe avere tanti contenuti, ma quello essenziale è accorgersi che il Natale è una realtà, è un fatto, è un evento che non semplicemente viene rievocato, ma viene atteso nel profondo delle fibre della nostra storia. Altrimenti rischia di essere una storia senza il suo vero protagonista, l'amore che l'ha generata, Dio che la abita, i fratelli che possono essere guardati con occhi diversi, una sfumatura soltanto. In un mondo in cui siamo tanti e ci sembra che ci stia stretto, proviamo a non pensare che solo noi abbiamo diritto a starci e che gli altri sono quelli di troppo. Proviamo a trovare le vie per sentire che il Natale fa della convivenza umana qualcosa di bello, anche quando fosse faticoso. Lo auguro davvero a me stesso, alla comunità cristiana, a tutti coloro che ci seguono, a tutti coloro che incontriamo. Bene, allora grazie al Vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napoleoni. Questa intervista si conclude qui. Non ci resta che augurare un buon Natale a tutti voi. Buon Natale.